Benvenuti su News Cronaca. Nel video di oggi vi sveleremo i reali motivi che hanno spinto Ornella Muti ad abbandonare l'Italia. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Ornella Muti, con la voglia di conoscere le sue origini, ha intrapreso un viaggio in Russia, una decisione che ha colto di sorpresa molti dei suoi fan. L'attrice ha dichiarato: «Io sono mezza russa. Mia madre era russa e a Mosca ho tanti amici e parenti che non vedo l'ora di rivedere». Ha annunciato l'intenzione di scrivere un libro sulla sua esperienza e sulle sue radici russe, un progetto che realizzerà insieme a una cara amica poetessa, Flaminia Cruciani. Ha poi aggiunto: «In Russia andrò in giro a visitare i luoghi dove è stata mia madre. Scatterò anche delle foto che inserirò nel mio libro per raccontare le mie origini russe», evidenziando il suo impegno nel documentare il viaggio. L'attrice non ha mai nascosto il suo background, ricordando spesso le sue origini estoni da parte di madre e la nonna di San Pietroburgo, esprimendo affetto verso il popolo est europeo. Accompagnata dalla figlia Nike Rivelli, ha anche un obiettivo legato alla moda: promuovere l'eco fashion e supportare le stiliste locali che si dedicano alla moda artigianale. Ha infatti dichiarato: «Andiamo per portare un po' di eco fashion in Russia e per sostenere le tante stiliste donne russe che fanno moda artigianale. Andremo anche a un evento per giovani artisti promettenti». Questa iniziativa non solo mira a esplorare le sue radici ma anche a creare un ponte culturale tra l'Italia e la Russia, attraverso la moda e l'arte. Il viaggio di Ornella Muti si rivela quindi un'occasione per l'attrice di riconnettersi con le sue origini, di raccontare la sua storia personale e di promuovere valori importanti come la sostenibilità nella moda. E tu cosa ne pensi della scelta presa dall'attrice italiana? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.